hai volato? Ti ho fegato a destra? Sì, sì, ti ho visto. Poi c'è dei bigli. Tu hai da là. Sì, sì, ti ho visto. Infatti ho cercato di dare un po' di cazzi in più prima che passare. Ti ho messo a destra, poi tu sei da sinistra, sei rimasto con peso sulla traiettoria di destra. Dite, ora vado, devo tagliare in mezzo ai bolchi, che l'ho visto lontano. Comunque, come immaginavo, non ti mette per niente in difficoltà sto terreno. No, ma vuoi fare un giro con questo? Cioè, se dice, voi è un primo ragazzo. No, ma solo perché mi sto divertendo un casino con la mia, che non succedeva da tantissimo. Cioè, pensa che consideravo che questo assetto non mi sarei proprio trovato. Ma guarda, quelle cose normali devono funzionare, se non funzionano normali, ma funzionano anormali. C'è qualcosa che non va, anche se devi provarla comunque di là. Certo, perché qua è tutto, ginocchio, che si sta, qua è tutto facile, e mo piano piano si scioglie, perché quello che non è impegnativo. No, è che quando mi alzo, ad un contraccolpo mentre mi alzo. Ma si può fare qualunque strada qua o no? Sì, linea di massima sì, un po', io le conosco un po' tutte, però dipende sempre dal punto dove la prendiamo, perché a volte non le riesci a riconoscere. Sono veramente tante, però in linea di massima la stai. Sta fermati un attimo, facciamo una cosa di prima. Come no? Comunque la sfondo la moto, cioè il problema è che qua ho rapporti lunghi. Qua la puoi usare tutta. Dico i rapporti molto più lunghi, cioè rapporti troppo corti. E considera che ancora non sai dove puoi, dove tranquillamente puoi. Immagina sapere già che significa, significa che sei sesta qua. È nata in grande. Poi ti ha delle camere, ci da là, eh. Non ti preoccupare. È tipo brutte figure, proprio qui. Della motocicletta, dai. Mamma mia! Sono un calore esagerato. Cioè, questo è più un rally che. È neanche rally, perché il rally è ancora diverso. Questo non c'è niente di impegnativo. Quando ti vuoi fare un'uscita per rilassarti. Ma mica domani è così. No, no, è diverso. È più veloce. Ancora? Qua no! Guarda, portatore l'R6. Però caro portatore l'R6. Oh, quarto e quinto ho fatto quelle salite. Quelle sono le ultime. Perché non mi squillo lì da qua? Così pazzi. Occo! Vai alla radice che veniamo alla radice! Eh? Pure noi! Ma iniziamo il giro completo. Però peccato che non me lo riesco a affiancare, che quando me lo affianco tu giri. Vabbè, ma dopo, perché poi nella parte finale facciamo un po' di volte lo stesso giro. Ah, impariamo, dici tu. Vai. Praticamente un circuito quadrato. Ma se non imparo, non è facile un po' tempo imparare. Sì, ma è proprio semplice. Che molto quando uguale. Ma pensa che il punto dove hai iniziato a dare gas è quello dove ripassiamo noi. Ah. È già volevo passare. Per quando avevamo fatto la seconda volta... Vai, vai.
forza, trocco! Buono, Rizzo. Quando ci posso mettere? Ci posso mettere quando da lavoro in dopo, ma tira qua quando è da lavoro, è sulla punta, bang, 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 sì, ma io non ci metto niente. Ma tu devi mettere quando da lavoro senza il pollice? Un po' di donne, sta? Vediamo con gli scotch, rocco. La cuccia, no? Adarga, adarga. Voglio mettere qua la larga che te l'ho già fatto. Via con me allora. Ci vogliono rapporti 5 dalla corsa, che è veloce. Ci vogliono rapporti molto più lunghi. Ma io perché se cavo utilizzato tutti i grossi 45? Sembra quasi una moto è corsa. Sì, ma pure perché non c'è aderenza, allora scivola e arriva non fuori non giri. Sapete, è vero. Quello è il tutto, ma è il problema. Un po' più lunga, magari quella ti riesce anche un po' meglio. Quelle decisioni che ci facciamo non è niente, è solo una cosa dipendente. Simpatica, perché si scende a moto spenta, devi rubare un panorama, è una cosa proprio simpatica. Però non c'è niente di tecnico, sai, diciamo. Ho una difficoltà a fermarmi. Sì. Non riesco a fermarmi. Infatti, se ci fai caso, io soprattutto in alcuni tipi di curve, rallento per poi farlo, perché se ci vuoi frenare dentro. No, ma non rallenti proprio, cioè visto che non rallento, cioè arrivi sparato e poi sembra anche dritto. Quella è la brutta sensazione che ti dà, perciò qualcuno che è un po' più timoroso non prende feeling qua. Perché è strano, questo succede anche da Mimmo, che da Mimmo arrivi in curva, vai a piegare, e se ci sta un burrone, stavi di nera. Andiamo? Sì, torniamo indietro perché saliamo dove tu sei andato dritto prima. Facciamo il giro largo, ok?
la vegetazione, è tutto diverso. Puoi disegnare normale, come usavi tu, Rocco.